Dobbiamo andare in scena con la zia di Carlo. Siamo già sotto prove. La zia di Carlo è uno spettacolo bellissimo, divertentissimo, bei costumi e soprattutto musicale. Musicale tutto dal vivo, dunque live, ed è una storia divertentissima. La regia è di Carlo Bellante e tra l'altro lui è il protagonista un po' di questa storia della zia di Carlo. La zia di Carlo è uno spettacolo brillante, un musicale, nel senso che vive di tante situazioni così contrastanti. Il mio personaggio, per esempio, è il personaggio di Spettigli, che è lo zio di queste due famose ragazze che sono le pretendenti degli altri due amici, che trovano, diciamo, degli escamotage per cercare di convincerle a venire da loro, dicendogli che hanno una zia e quindi non sarebbero stati, diciamo, da soli. E questa zia poi in effetti non viene e quindi trovano un amico che fa la zia, e quindi è un uomo che travestito che fa la zia, e il povero Spettigli, inconsapevole di tutta questa cosa, alla fine si innamora di questa zia che è questo uomo. Adesso, donna Lucia, dovete cantarci qualcosa voi. Io? No. Oh, dai, donna Lucia! L'amore è strano uccello, perché io ero qua l'uccello, dimmi ancora più bello, e vola ancora. Con questo spettacolo abbiamo vinto anche come migliore regia il premio Angelo Musco a Milo, perché è stato uno spettacolo sempre molto bello e accolto bene dal pubblico. Infatti tutti stanno aspettando questo spettacolo che abbiamo in cartellone. Siamo 3 e 4 febbraio, sempre con due repliche il sabato e due la domenica. Dunque sabato 17:30 e ore 21 e domenica 4, 17:30 e 20:30. Anche io avere grande voglia matrimoniale. E tu volere sposare me? Ma veramente, io non saprei. È la seconda volta che ti vedo. Oh, tu arrosire, e sarà ancora più bello quando diventare rosso. Io essere gorda di te. Tante prove, tante fatiche, ma felici, felici perché il pubblico veramente ci vuole bene, ci segue e vediamo che è sempre più numeroso. E questo oggi in un territorio come Catania è molto molto difficile, parlando di noi compagnie amatoriali, perché facendolo pur con tanta professionalità, ma sempre compagnie amatoriali siamo. La zia di Carlo è solitamente uno spettacolo diverso rispetto ai soliti, non è lo spettacolo che, diciamo, non è la solita farsa, non è lo spettacolo drammatico, è un po' una miscela di tante situazioni, di tante cose che si incastrano, c'è il musicale, ci sono le ragazze che cantano dal vivo, quindi diciamo che è un po' più completo da un punto di vista teatrale. Dopo la zia di Carlo cosa metterete in scena? Abbiamo proprio il tempo di riposarci, proprio forse una settimana appena, e andiamo in scena con Io Tu e Siamo in Sei. Dunque preparazione di quest'altro spettacolo molto divertente, ritmi frenetici di questo spettacolo, perché sono di quegli spettacoli pieni di gag molto particolari ma belli, che piacciono al pubblico. E poi chiuderemo con A Scienza e Scienza. Dunque Io Tu e Siamo in Sei andiamo in scena a marzo, maggio concluderemo la stagione. Per cui tutto di corsa, tutto in fretta, ma con tanta tanta soddisfazione. E poi ci prepariamo per l'estivo. Quella è la cosa che poi ci aggrada ancora di più, speriamo.